Buonasera a tutti, benvenuti in un nuovissimo video, benvenuti nel canale. Ci stiamo avvicinando a settembre, quindi al rientro al lavoro. Alcuni di voi saranno ancora in vacanza, io stessa teoricamente dovrei essere ancora in vacanza ad oggi, infatti sto registrando il video anticipatamente proprio per, insomma, rimanere tranquilla ad agosto. Ad ogni modo, volevo oggi parlarvi di quello che secondo me è il capo perfetto per il rientro al lavoro a settembre. Ho scelto il gilet. Il gilet è stato ed è ancora ad oggi una grandissima tendenza di quest'anno, sia dell'inverno passato, così anche della primavera e dell'estate, e credo proprio che questa tendenza continuerà anche per il prossimo autunno. In questo video vorrei quindi proporvi alcune idee outfit appunto con il gilet e mostrarvi con quali capi sta bene e come si può, insomma, mixare. Trovo sia un capo estremamente versatile, trovo sia un capo piuttosto sartoriale, piuttosto classico, e trovo che sia anche il capo perfetto appunto da mixare con capi un po' più casual, un po' più sportivi, ma con capi anche eleganti. Andiamo a vedere assieme quindi con che cosa sta bene il gilet. Il gilet sta molto bene anche aperto con un top sotto. Io credo sia perfetto da indossare in questo modo, sia anche quelli che sono pantaloni un po' meno eleganti come i jeans, ma trovo sia perfetto indossato così con un bel paio di pantaloni eleganti sotto. Trovo che il look così sia molto molto elegante. Io ho scelto questo paio di pantaloni a vita alta con questa piega verticale e frontale sul davanti, però di questo color verde menta, ma molto molto leggero, molto pastello, che mi piace molto. Sono andata a riprendere quello che è il colore nero del gilet con una cintura altrettanto nera con dettagli dorati. Per questo ho diciamo aggiunto dei gioielli che fossero dorati allo stesso modo, mentre per quanto riguarda le scarpe ho preferito mantenermi sui toni del bianco, quindi sui toni del body che stavo indossando sotto, e idem con la borsa per andare ad abbinare appunto la borsa alle scarpe. Un altro capo con cui credo che il gilet stia molto molto bene credo siano i pantaloni in lino. Trovo che questo contrasto sia di tessuti, perché comunque abbiamo un tessuto un po' più grezzo e un po' più opaco sotto, e magari nella parte superiore abbiamo un tessuto dalle linee così un po' più sartoriali, quindi un po' più severo. Mi piace tantissimo questa combo perché credo che vada a smorzare i toni nel caso del gilet, che quindi lo renda un po' meno serioso, e nel caso appunto dei pantaloni in lino con quelli in vita, che sono comunque dei pantaloni che rientrano secondo me tra quelli che possono essere dei pantaloni casual sportivi, credo che appunto il gilet vada a dare un tocco un pochettino più elegante e più classico anche ai pantaloni in lino. Per questo ho deciso di mantenere il gilet aperto anche in questo caso con una semplice t-shirt sotto color salvia. Come scarpe sono andata a mettere delle sneakers bianche, queste sono di vivaia, comodissime, ve ne ho già parlato. Ad ogni modo, come sempre, vi lascio tutti i link in info box. E poi sono andata a mettere questa borsa nera con un hardware in acciaio. E quindi, anche per quanto riguarda i gioielli, ho preferito puntare su dei gioielli che fossero color argento. Il gilet si può indossare con un pantalone elegante uguale oppure con i Bermuda. Secondo me il gilet d'estate è perfetto con i Bermuda, e perché no anche per il rientro al lavoro, se comunque abbiamo dei Bermuda. Quelli che indosso io sono piuttosto corti, ma se avete dei Bermuda al ginocchio sono perfetti anche per andare al lavoro, perché il Bermuda rimane comunque un capo molto elegante. Nel mio caso ho ricreato un look più che altro da aperitivo serale,
così estivo che mi piace tantissimo e sono andata ad abbinare il gilet appunto dei Bermuda eleganti neri. Questa combo mi piace un sacco, uno perché sembra di avere un completo che rende insomma il look veramente chic, due mi piace perché è facile, è una combo facile da fare, mi sentivo molto bene, vi devo dire, molto comoda, molto a mio agio e poi sono andata ad indossare queste ciabattine infradito con tacco kitten del marchio Mango. Per quanto riguarda la borsa, ho indossato invece questa borsa in paglia, credo del marchio Gina Tricot, se non erro si chiama così, ma ad ogni modo poi, come vi dicevo prima, trovate tutti i link sotto. Per i gioielli invece sono andata a mantenere i gioielli color argento di prima. Un altro capo che amo abbinare al gilet è sicuramente la gonna lunga in denim. Adoro questa combo, mi piace davvero tanto tanto tanto. Nel mio caso io ho scelto la gonna beige in twill, quindi è questo diciamo cotone leggero, perfetto per l'estate, va benissimo anche appunto la gonna proprio in denim in jeans. Nel mio caso ho aggiunto una semplice cinturina nera con hardware dorato. Ai piedi ho messo dei semplici sandali neri della linea The Drop, questi qui con i listarelli che conoscete già da 2 anni, se non è. Per quanto riguarda la borsa, in questo caso ho deciso di staccare come colore dal look e sono andata a mettere questa borsa color vinaccia del marchio Parfois che ho da tantissimo tempo. È una borsa a mano di quelle puff, quindi di quelle un pochino morbide e bombate. Sapete, sono quelle che piacciono tantissimo a me e che indosso sempre molto volentieri, credete, in tutti i miei outfit. In più, per quanto riguarda i gioielli, anche in questo caso ho preferito indossare dei gioielli dorati che rimangono sempre i miei preferiti perché comunque con il mio incarnato sono quelli che stanno meglio. Un altro look con cui trovo stia benissimo il gilet è quello caratterizzato dal pantalone, dal jeans bianco. Trovo che questa combo sia davvero molto efficace e bella. Anche qui troviamo un abbinamento tra quello che è un capo un pochino più sartoriale come il gilet e quello che è insomma il jeans che rimane un capo comunque casual, ma che può diventare anche un capo elegante e da sera se indossato nel modo giusto. Nel mio caso ho deciso un pochettino di spezzare la parte sopra dalla parte sotto, mantenendo il sopra quindi nelle tonalità del nero e aggiungendo anche la mia borsa a mano di Aldo nera. Mentre nella parte sotto ho deciso di indossare le ciabattine di Mango, che quindi sono bianche e vanno a riprendere il colore dei pantaloni. Anche qui, come nel look precedente, mi sono mantenuta su quelli che sono dei gioielli dorati. Trovo che il gilet sia perfetto con i wide leg jeans e le sneakers. Amo indossarlo anche in questo modo qui. Questo è un modo sicuramente più sportivo che regala anche al gilet un look appunto un pochino più così sbarazzino e più comfy. In questo caso ho abbinato delle sneakers vivaia super super comodissime che sto indossando tanto e che adoro sia per la loro leggerezza sia per come il piede viene veramente attutito quando si cammina e sono insomma come dicevo anche super belle, insomma a me piacciono tanto, hanno questa forma che le caratterizza un pochino così una forma un pochettino morbida, ecco. E come borsa in questo caso sono andata a mettere la mia borsa verde di Christian Laurier, che è una borsa con dettagli dorati, quindi anche qui mantengo dei gioielli dorati ed è una borsa che si può indossare sia a tracolla che a spalla. È una borsa che ultimamente devo dire sto riscoprendo perché è comunque una borsa verde di questo verde bosco che non è semplicissima da usare, però trovo che in questo caso e con questo look ci stia molto bene. Ultimo modo di indossare il gilet è sicuramente quello con una gonna in seta. Anche qui abbiamo un contrasto di tessuti che sapete io
io adoro fare queste combinazioni, un contrasto di tessuti che va da un tessuto più lucido a un tessuto più opaco. Sono entrambi dei capi classici e entrambi dei capi eleganti, ma la cosa che li contraddistingue è il fatto che comunque il gilet è un capo mascolino, mentre la gonna in seta è un capo estremamente femminile, e quindi per questo mi piace mixarli assieme. Anche in questo caso gioielli sempre dorati, che appunto sono quelli che personalmente io preferisco. Benissimo, siamo giunti alla fine del video di oggi. Io spero tanto che i miei outfit vi siano piaciuti, che possano darvi qualche spunto per il rientro dalle vacanze, ma perché no anche per le vacanze, perché magari c'è chi va a fare le vacanze anche a settembre, inizio settembre, quindi sicuramente qualcosina all'interno del video potete insomma scovarlo, qualcosina potete così ispirarvi, ma insomma spero vi abbia fatto piacere, vi abbia come sempre tenuto compagnia. Io vi ringrazio tanto per essere arrivati fino alla fine del video e come sempre noi ci vediamo mercoledì con un prossimo video. Ciao! Non dimenticatevi, mi raccomando, di lasciare un bel like. Ciao!